Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto. In tanti video che vi ho già mostrato, vi ho fatto notare le varie fasi con cui ho condotto le ricerche al rio soprannominato col mio cognome, il rio Berto. Semplicemente sono partito con un sopralluogo, cioè per comprendere dove vi fossero le curve più promettenti, dove affiorasse il bedrock, cioè sul substrato roccioso, e dove vi fossero le fratture, le fessure presenti all'interno di quel substrato, in maniera tale che loro, magari nel passato, vi si fosse incastrato e intrappolato. Successivamente avete visto che ho eseguito quella che si chiama prospezione. Per mezzo del mio piatto, setaccio e altri strumenti sono andato via via a scoprire il contenuto di oro all'interno di quelle fessure e di quei sedimenti. Tendenzialmente dovete sapere che in un rio di montagna, quale è esempio il rio Berto, l'oro, soprattutto le tracce d'oro, vanno a concentrarsi preferenzialmente all'interno delle fessure e di conseguenza si utilizza una tecnica denominata crevicing. Nel crevicing semplicemente si andranno a coltivare, cioè a sfruttare, le fessure presenti nel substrato roccioso. La roccia, a causa di forti attriti che subisce soprattutto durante le piene, le quali smuovono enormi quantitativi di sedimenti, si fratturano e di conseguenza all'interno di queste fratture l'oro può incastrarsi. L'oro è un metallo nobile molto pesante, viaggia sempre sul fondo del fiume, a meno che non sia molto piatto, sottile e leggero. Solo in quel caso l'oro tende a viaggiare all'interno dell'acqua vera e propria. In alternativa viaggia sempre al fondo dello strumento, come può essere la canaletta, piuttosto che il greto del torrente. Nel momento in cui voi fate una prospezione all'interno di un rio in montagna, il mio consiglio è sempre quello di utilizzare la tecnica denominata crevicing. In alcuni video vi ho insegnato anche come voi stessi adoperarvi a utilizzare questa tecnica e come ottenere risultati molto performanti. Una delle fasi successive alla prospezione delle fessure è stata quella delle prospezioni dei sedimenti. Se il fiume risultasse veramente aurifero e non solo presentasse delle tracce d'oro, l'oro si troverà anche all'interno dei sedimenti. Il rio Berto è uno di questi, per fortuna. Ciò vuol dire che è già uno scalino superiore rispetto ai semplici rii che mostrano tracce d'oro. Il rio Berto è un rio aurifero in quest'ottica. Purtroppo non è un rio aurifero, quanto io ho potuto notare, molto ricco, in quanto le prove che ho potuto appurare per mezzo della canaletta, quindi ho eseguito una coltivazione dei sedimenti sempre con fini di prospezione, semplicemente sono andato a capire quanto oro è presente dentro nei sedimenti, ma dentro una mole comunque importanti i sedimenti, quale può essere 100 litri, 200 litri di sedimenti setacciati con setaccio MyLab, è stata comunque di 2-3 decimi al giorno per persona, i quali sono notevolmente inferiori al valore soglia che io considero di 1 grammo al giorno, il quale tendenzialmente può essere visto come remunerativo. Logicamente ciò dipende dall'economia di una persona, dallo stile di vita che conduce e soprattutto se quell'oro lo venderà come bene collezionistico piuttosto che come bene invece grezzo, fondendolo a performare un lingotto. In questo secondo caso soprattutto i costi saranno più ingenti, in quanto il prezzo sul mercato dell'oro grezzo è inferiore a quello collezionistico e soprattutto ci sono dei costi da sostenere nell'ambito della fusione e della certificazione. Ovviamente a chi lo venderete anche lui vorrà averne una fetta, una percentuale di guadagno successivamente. Però è l'unico modo in cui io vi posso garantire è possibile vendere il vostro oro in quantità superiori ai 5-10 grammi. Ora, qual è l'obiettivo di questo video? Intanto sicuramente è fare un punto della situazione, fornirvi qualche numero e farvi capire, secondo questo processo logico, quello che sono andato a condurre sul rio Berto. Nelle prossime puntate andrete a vedere una coltivazione sempre più estesa, anche se tendenzialmente mirata alle località più ricche di pepite, le quali, a mio parere, in questo caso hanno un valore collezionistico molto maggiore rispetto alla mera quantità, in quanto il rio Berto non presenta la mera quantità piuttosto che la qualità. Comunque, in questo video voglio farvi vedere anche che sono riuscito finalmente a superare il valore soglia di 1 grammo, ma non al giorno, bensì nell'arco di circa 4-5 uscite. Il valore soglia di 1 grammo non è solo importante nello giornaliero per, a mio parere, far sì che l'attività risulti economica, economicamente sostenibile, piuttosto che puramente hobbistica. Nel caso del rio Berto l'attività è puramente hobbistica, non è assolutamente un'attività remunerativa, anche se in Italia vi sono dei torrenti, dei fiumi che ancora oggi presentano caratteristiche che potenzialmente possono diventare remunerative, anche se di solito non per diversi giorni di fila o settimane, di conseguenza non vi è continuità.
di questa attività. È un'attività tendenzialmente amatoriale, la ricerca dell'oro. In alcuni momenti può sfociare in qualcosa di più economico, però non, diciamo che tendenzialmente puramente ricreativa e ludica. Sono arrivato a superare la quantità di 1 grammo. Un grammo è una quantità importante, in quanto sopra il grammo tendenzialmente si va oltre la mera campionatura. Cosa significa? Con campionatura semplicemente si intende quella quantità di oro, di solito che si approccia a 1 grammo in peso, la quale ha un fine collezionistico. Nel mio caso io considero 1 grammo, cioè una quantità ben visibile, interessante per il pubblico, soprattutto in un ambito di fiere, ad esempio, ma anche proprio un pubblico di amici in cui esponete la vostra collezione. A mio parere 1 grammo d'oro fa la sua figura, mentre 2 decimi, mezzo grammo, fanno anche la loro figura, ma soprattutto se si parla di pepite, nel momento in cui si parla di oro nativo e non magari di mere pagliuzze quali presenta il Rioberto, tranne rare eccezioni. Di conseguenza andiamo a vedere più nel dettaglio questo grammo d'oro, come si presenta. Ho portato l'oro che finora ho trovato a Rioberto in circa 4 uscite, in cui ho eseguito prettamente prospezione con qualche sfumatura di coltivazione, semplicemente per riuscire a lavare un po' di ghiaia aurifera presente nel greto del torrente e capire se l'oro era diffuso anche nei sedimenti. E questo invece è l'oro, sempre a Rioberto, dell'ultima uscita. Sono circa, già pesato precedentemente, 2 decimi. Adesso andiamo a pesare tutto insieme. Accendo quindi la mia bilancia, la quale vi metto il link in dettaglio nel video. Adesso vado a pesare l'oro delle sessioni precedenti, tranne l'ultima. Circa 9 decimi. Ci aggiungo quindi l'oro dell'ultima uscita. Ecco che abbiamo superato 1 grammo. 1 grammo e 2. Superata la soglia di 1 grammo. Quindi il primo grammo andrò a metterlo nella mia collezione privata e da qui in avanti il restante invece in una provetta a parte, in quanto potrebbe essere poi un bene collezionistico da scambiare con altri amatori per fiumi che magari non sono ancora andato a fare esplorazione.